un fenomeno culturale a 360 gradi, con degustazioni, convegni, dibattiti, una vera e propria anteprima ai grandi temi di Milano Expo 2015. Così la provincia di Macerata ha concepito la 30ª Ralci, che aprirà i battenti il 9 maggio al Centro Fiere di Villa Potenza. Tra gli appuntamenti fissi, l'immancabile mostra nazionale dei bovini di razza marchigiana, organizzata con l'Associazione Allevatori delle Marche, visitabile durante i 3 giorni della manifestazione. Abbiamo la presenza di diverse specie e di diverse razze, ma diciamo che da protagonista la fa la razza marchigiana. Abbiamo la 30ª mostra nazionale del libro genealogico, quindi la valutazione morfologica di questi animali per mettere in evidenza il progresso genetico che c'è stato negli ultimi anni. Devo dire che questi confronti da 30 anni che vengono fatti in forma nazionale e possiamo riscontrare veramente di essere arrivati a un livello di buona soddisfazione. È una razza che merita di essere seguita, di essere valorizzata, perché strano a dirsi, ma sono più gli allevatori dell'estero che apprezzano la marchigiana magari che non i locali. La Ralci sarà una vetrina per molti animali, non solo per la razza bovina marchigiana. Abbiamo ovini, abbiamo suini e abbiamo perfino polli, lo dicevo poco fa, abbiamo la mostra, la 12ª mostra del colombo dell'Adriatico. E abbiamo organizzato parallelamente a questa manifestazione anche la schiusa delle uova, sia di polli, sia di faraona, sia di quaglia addirittura. E devo dire che è la gioia di tutti i bambini e delle intere famiglie veder nascere in diretta il pulcino. E qualche volta i bambini insistono anche per portarselo a casa. Ralci sarà anche animazione, folklore ed eventi sotto le stelle, con assaggi gratuiti di polenta del Comitato Santa Maria in Selva e gli spettacoli di musicultura.